Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito gli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Nominati i 3 delegati toscani per l'elezione del Presidente della Repubblica. L'Aula ricorda David Sassoli, a lui sarà intitolato il nuovo Media Center. Elisa Tozzi lascia la Lega e passa al gruppo misto. Risultano eletti Antonio Mazzeo, Eugenio Giani, Marco Landi. Grazie a tutti. Questi dunque i nomi dei 3 delegati della Toscana nominati dal Consiglio regionale presenti a Roma per l'elezione del Presidente della Repubblica. 2 delegati espressione della maggioranza politica, il Presidente della Regione Eugenio Giani e il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e 1 in rappresentanza della minoranza presente in assemblea, il leghista Marco Landi. A sostenere la candidatura di Giani e Mazzeo il Partito Democratico e Italia Viva, come dichiarato dai rispettivi capigruppo Ceccarelli e Scaramelli. Compatto il centrodestra nell'appoggiare Landi in qualità di portavoce dell'opposizione. Il Movimento 5 Stelle aveva annunciato, nelle dichiarazioni che hanno anticipato il voto, di esprimere le 2 preferenze in favore di Mazzeo e del capogruppo pentastellato in Consiglio regionale Irene Galletti. Sentiamo le dichiarazioni rilasciate proprio dai 3 grandi elettori toscani. Sono davvero contento, per me è una grande soddisfazione, sarà la prima volta di un'esperienza del genere appunto insieme a tutti i colleghi del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. È stato un voto che ha consolidato il sostegno e la simpatia che si è espressa da un punto di vista politico con il voto unanime dei 25 componenti la maggioranza, i 23 del PD e i 2 di Italia Viva. Quindi per me è davvero una grande e bella soddisfazione. Sento la responsabilità. Io spero che in Parlamento si determini non la conta di una maggioranza e di una minoranza per il Presidente della Repubblica, ma si riesca a trovare la convergenza su un nome che vada in senso istituzionale a rappresentare, come dice la Costituzione, l'unità del Paese e conseguentemente possa raccogliere un consenso così ampio da vedere intorno a questa figura il senso di riconoscimento di tutte le nostre istituzioni e dei rappresentanti che sono chiamati al voto nel ruolo e di parlamentare o di grande elettore. Un grande onore e una grande responsabilità andare a scegliere il successore del Presidente Mattarella, a cui va un grande grazie per il lavoro che ha svolto in questi anni con serietà, passione, dedizione. Il compito che avremo non sarà semplice, trovare una figura che abbia la sua stessa capacità di saper essere garante della Costituzione, di saper rappresentare le cittadine e i cittadini italiani, un alto profilo istituzionale e anche quelle qualità e quelle doti morali che sono fondamentali per fare il Presidente della Repubblica. Poi in aula ho scoperto, ascoltando le parole delle colleghe del Movimento 5 Stelle, che avrebbero dato un voto di preferenza al Presidente del Consiglio regionale come rappresentante di tutta l'Assemblea legislativa. Le ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi consiglieri, sia quelli che mi hanno votato di maggioranza e quelli di opposizione che hanno votato per il portavoce Marco Landi. Loro 1 anno e 2 mesi fa non mi avevano votato come Presidente del Consiglio regionale. Credo che sia il segno di una attenzione, di un rispetto istituzionale importante, anche dell'attenzione che io ho provato ad avere sempre verso tutti, sia chi mi aveva votato sia chi non mi aveva votato, e quindi a loro un grazie doppio e per me inaspettato, perché l'ho scoperto soltanto all'ingresso in aula. Prima di tutto il ringraziamento va ai gruppi della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Il centrodestra in questa occasione ha dimostrato compattezza, indicando a livello istituzionale il portavoce dell'opposizione. Questo è un onore per me rappresentare la Toscana, ma anche venendo dall'Isola d'Elba, tutte le zone periferiche della nostra regione e anche tutte le isole minori d'Italia. Sicuramente è un impegno che si prende con
con lo spirito più alto che l'elezione di un Presidente della Repubblica deve avere, e quindi cercherò di portare avanti il mandato che mi è stato dato nella maniera migliore e più alta possibile. La Regione Toscana ha eletto i propri delegati alle elezioni del Presidente della Repubblica e credo la notizia più importante è che si siano individuate le figure di carattere istituzionale sia nella maggioranza che nella minoranza. A noi ha trovato pienamente convinti questa soluzione nel sostenere il Presidente della Giunta Eugenio Giani, il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e a rappresentare la minoranza sarà Marco Landi, rappresentante e portavoce delle opposizioni. Credo che sia stata un'elezione corretta nel rispetto dei singoli ruoli, quindi tre figure che avranno l'onere e l'onore di rappresentare la Regione Toscana, tutti i propri elettori. E la Toscana sarà partecipe di un'elezione, a mio avviso, di un Presidente della Repubblica che possa essere, come abbiamo chiesto in aula, europeista, garante delle istituzioni, garante dell'unità nazionale, ma soprattutto una persona in grado di respingere i tentativi e le pressioni del populismo come quelle del sovranismo. Una grande figura istituzionale e abbiamo piena fiducia e diamo mandato, quindi ai tre grandi elettori della Regione Toscana, di rappresentare tutti noi come Consiglio regionale per conto nostro. Tutti gli elettori della Regione Toscana. Alla fine ha prevalso l'intento politico a qualsiasi tipo di personalismi. L'obiettivo era quello di mantenere unito il centrodestra. Abbiamo detto fin dall'inizio che qualora vi fosse stato un accordo tra i partiti di centrodestra, chiunque di noi fosse andato a rappresentarci in sede di elezioni del Presidente della Repubblica non avrebbe fatto la differenza, perché se c'era un accordo, chiunque fosse andato a Roma a votare per il Presidente della Repubblica avrebbe rappresentato tutto il centrodestra toscano. Così è stato, i partiti a livello nazionale hanno trovato un accordo, come era giusto e logico che fosse, l'unità del centrodestra a discapito di chi magari aveva pensato di potersi incuneare con qualche strategia strana in spaccature inesistenti. Alla fine il centrodestra ha dimostrato ancora una volta di anteporre l'interesse politico all'interesse personale e il voto a Marco Landi ha testimoniato questo. Sul tema grandi elettori è intervenuto anche il capogruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli, che rispondendo alle domande dei giornalisti ha affrontato la questione dell'assenza di donne nei delegati toscani per l'elezione del Presidente della Repubblica. Noi, come dire, ci siamo comunque anche posti questa riflessione, ma abbiamo comunque poi deciso di rispettare quella che è stata una consuetudine che non ha avuto, se non credo nella storia della Regione Toscana, una sola deroga per motivi di salute dell'allora Presidente del Consiglio. E quindi abbiamo inteso rispettare questa consuetudine, ma nella consapevolezza che la nostra proposta era una proposta di alto profilo e di grande rappresentanza che poteva andare anche oltre quelli che erano i perimetri della maggioranza, e in realtà è anche successo. Quindi credo che abbiamo più volte dimostrato la nostra sensibilità, e lo stesso segretario Letta della questione delle pari opportunità, vuol dire, ne fa un punto di grande rilevanza e anche, vuol dire, di strategia. Questa fase, come dire, non ci ha consentito comunque poi di andare su una scelta che rispettasse le pari opportunità. Purtroppo nemmeno dall'opposizione è venuta una proposta di donna. L'auspicio è che in futuro questo sia possibile, ma sia possibile anche rispettando quella che è la consuetudine. L'espressione dei grandi elettori delle regioni sono un segnale di continuità tra Roma e il territorio, e l'intero suo territorio, che i padri costituenti hanno voluto consegnarci, con l'impegno di garantire la rappresentatività, che è un fattore fondamentale, qualcosa che la nostra Costituzione sottolinea in ogni suo passaggio, e oltre alla rappresentatività è anche quella dell'inclusione.
E in questo passaggio c'è da dire che noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, abbiamo voluto dare indicazione al Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo, di rappresentare politicamente tutte le forze che sono espresse all'interno dell'arco consiliare, consegnando a lui questa fiducia. E dall'altra parte ci sarebbe piaciuto vedere anche l'espressione della totalità di quelli che sono i cittadini toscani. E questa totalità riguarda per la metà donne. Donne che fra i tre rappresentanti che andranno a eleggere il Presidente della Repubblica non sono espresse. E questo dispiace perché tutti i gruppi politici si riempiono spesso la bocca, mi viene da dire, con parole riguardo la parità di genere, l'inclusione, rappresentatività, però poi arrivano le azioni concrete e ci troviamo di fronte a questi numeri che più volte nel corso di questo anno già sono stati anche denunciati dalla Commissione Pari Opportunità. Molte nomine, la maggior parte sono uomini. I lavori d'aula della seduta che ha segnato la ripresa dopo la pausa natalizia sono iniziati con il ricordo della figura del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, prematuramente scomparso lo scorso 11 gennaio. Una rosa bianca è stata posta sopra una bandiera dell'Europa ed è stato riproposto un suo videomessaggio realizzato in occasione della Festa dell'Europa. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta avanzata dal presidente Antonio Mazzeo e condivisa con il presidente della Commissione Europa, Francesco Gazzetti, di dedicare a Sassoli il nuovo Media Center. Una scelta che già abbiamo fatto in ufficio di presidenza. Io oggi ho voluto ricordare in aula la figura di David Sassoli. David Sassoli amava la Toscana. David Sassoli ci ha sempre mandato dei messaggi importanti, dei messaggi forti su quella che deve essere l'Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa in cui si riduca le ingiustizie, un'Europa attenta agli ultimi. Ecco, ad un grande uomo, ad un grande giornalista, ad un grande politico, ad un grande uomo delle istituzioni, noi abbiamo deciso tutti insieme, senza distinzioni di colore politico, di dedicare il nostro nuovo Media Center e oggi in aula, sulla bandiera dell'Europa, posta al centro della nostra aula, assemblea legislativa, abbiamo deciso di mettere una rosa bianca, che era il segno di quando Sassoli, da ragazzo, combatteva contro ogni forma di discriminazione ed era il modo per ricordare quei gruppi di ragazzi che combattevano i nazisti, un segnale forte e chiaro qual è la parte giusta della storia da acquistare. Cambiando argomento, nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale, la consigliera Elisa Tozzi ha reso noto il suo passaggio al gruppo misto, lasciando così la Lega. Tozzi è stata inoltre vittima di attacchi social per la propria decisione politica e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, appresa la notizia delle minacce rivolte alla consigliera regionale, ha espresso la propria vicinanza alla collega, condannando fermamente questo tipo di fenomeni. È stata una scelta non facile, dopo aver condiviso un anno di un percorso consigliare che sotto il profilo umano è stato anche intenso. Certamente però, come in ogni situazione che si può verificare diciamo nella vita quotidiana, a un certo punto ci si accorge che questo percorso politico non è più condivisibile. Non lo è perché in questo anno ci si poteva aspettare di più sotto un profilo anche dell'evoluzione e della maturazione di un partito che ancora oggi tende ad essere estremamente settario, un partito che ancora oggi guarda con diffidenza al ruolo centrale della provincia di Firenze, un partito che forse ancora non sa cogliere la sfida di una maturazione, di un'evoluzione che invece credo oggi debba un po' interessare tutti quanti noi, soprattutto come consiglieri regionali, come coloro che si pongono come classe dirigente. Non è possibile, come dire, rimanere all'interno di una costruzione che forse oggi dovrebbe maturare e porsi più al passo coi tempi rispetto invece a una situazione che ho trovato non ricettiva su alcuni passaggi. Ecco, questo è quanto. Anche a livello di linea nazionale è rimasta sempre una linea molto ambigua, una linea che non ha voluto mai dare chiarezza ed evolversi in una direzione che forse anche dentro questa consigliatura, questo consiglio regionale, rischia di relegare la Lega più, diciamo, ad un ruolo di marginalità rispetto alla centralità che invece aveva all'inizio come forza trainante del centrodestra. È tutto, questa era la nostra ultima intervista, si conclude dunque anche questo appuntamento di Cronache e Commenti. Grazie per la cortese attenzione.